Mario Monti è da pochi giorni il nuovo presidente del Consiglio. Stampa e televisioni lo indicano come il salvatore di una nazione sull'orlo del collasso. Ma è davvero tutto qui? Oppure c'è qualcosa dietro questo personaggio? Monti entra per la prima volta in Senato l'11 novembre 2011, una data bizzarra, composta solamente dal numero 11 ripetuto 3 volte. E sommando i 3 numeri otteniamo 33, come gli anni di Cristo, ma non solo. 33 corrisponde anche al grado più elevato all'interno della loggia massonica. Non vuol dire nulla, certo. L'11 però è un numero legato indissolubilmente a quest'uomo. L'undicesima lettera dell'alfabeto è la M. M è l'iniziale di Mario e di Monti, ma non solo. 11 moltiplicato per 11 fa 121, un numero palindromo che sale e poi scende. 1, 2, 1. Allo stesso modo, moltiplicando 2 volte 11 per 2 volte 11, ecco un altro numero palindromo e un'altra salita legata ad una discesa. Sarà un caso che nascondano dei monti. Come è un caso che lo spread BTP italiani contro i bund tedeschi richiami Monti Österbeck, che in questa immagine scattata nel 72 offrono riparo all'hotel Bilderberg. Il gruppo Bilderberg è una riunione annuale degli uomini più influenti in campo economico e bancario, accusati da alcuni di costruire una grande cospirazione, un nuovo ordine mondiale, per favorire banche, multinazionali e i grandi potentati globali. Uno dei membri del consiglio direttivo della potente Bilderberg è proprio Mario Monti. Ancora coincidenze? La risposta forse è nascosta nella sua lunga carriera. Mario Monti ha avuto ruoli di spicco in Coca-Cola, Goldman Sachs, Bocconi, Yale ed è stato presidente di un'influente lobby belga, la Bruegel.